risultati importanti. Ed ora la pallavolo, è terminata la corsa playoff scudetto per la Valsa Group, battuta anche in gara 3 a Trento. Il tecnico Giuliano dice: abbiamo fatto il massimo, ma la stagione gialloblu non è ancora terminata. Lo sport resta una delle poche aree di movimento nel quale la meritocrazia ancora vige. Chi è più forte, chi gioca meglio, chi se lo merita vince. L'Itas, campione d'Italia, è più strutturata e più forte di Modena e domenica ha vinto anche la gara 3 dei quarti di finale. Ha dominato il terzo atto, ha sostanzialmente dominato la serie. Trento va in semifinale e la Valsa Group viene eliminata. Qualche rammarico c'è soprattutto per gara 2 al Pallapanini, quando Modena era avanti 2-7-1 e poi 12-9 al quinto. Qualche occasione gialloblu se la sono creata anche ieri, ma forse in fondo ha ragione coach Giuliani. Lo possiamo dire una volta che sono più forti gli altri? Sono più forti gli altri. Abbiamo fatto il massimo, secondo me, a parte gara 1 in questa serie abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. La stagione di Modena però non è finita, anzi, da lunedì 1 aprile iniziano i play-off per il quinto posto che mettono in palio un pass per una Coppa Europea. La Valsa Group ha il diritto e il dovere di provarci e di crederci. Capitan Bruno, mai banale con le sue parole, parla con onestà di presente e di futuro. Peggio di così non poteva essere, anche a livello personale. Questo è lo sport, diciamo una stagione molto, molto complicata, di tanti alti, pochi alti, veramente tanti bassi, ma senza mai avere una stabilità. Questa stagione proprio io a livello personale non sono mai riuscito ad essere a livello che, del mio potenziale, quello che mi lascia, diciamo, più frustrato e con malincuore, diciamo così, per un'ultima stagione. Sicuramente non aiuta il fatto di in 3 anni cambiare sempre una squadra, no? Quello non è una cosa molto, molto facile anche. La costanza di una squadra, c'è bisogno anche della costanza, diciamo, dei giocatori anche, dei tasselli. Vedi Trento, alla fine se perdi un tassello o un altro, la squadra come base ce l'ha.